4 marzo in 165.000 hanno votato Lega. Bologna, detta la rossa, non è più la storica roccaforte della sinistra in Italia. 4 linee collegheranno la periferia e l'Interland al centro città. Presentato il progetto della rete tranviaria metropolitana. La festa della donna si trasforma in sciopero, parla Natalia, migrante peruviana tra le organizzatrici della manifestazione di Non Una di Meno. Dopo una tournée sold out appena conclusa, tornano gli Zen Circus per presentare il nuovo album Il fuoco in una stanza. Col suo stile inconfondibile ha stregato Bologna, le storie dell'avvocato Buffa fanno il tutto esaurito all'Europa Auditorium. Buongiorno e benvenuti al TG in cronaca. Le elezioni di domenica hanno cambiato gli equilibri politici in città, dalla sconfitta del Partito Democratico alla sorprendente ondata di Movimento 5 Stelle e della Lega. Il punto sui nuovi eletti al Parlamento della Repubblica di Ruggero Tantulli, in collegamento dal circolo PD Passepartout. Sì, siamo davanti alla sede del Partito Democratico di Via Galliera. Nonostante il crollo a livello nazionale, il PD a Bologna si conferma il primo partito con il 28% dei voti, pur perdendo 12 punti rispetto al 2013. I Dem si impongono in tutti i collegi uninominali e conquistano 9 sui 20 seggi assegnati al territorio metropolitano. Tra gli eletti, Pier Ferdinando Casini, il segretario provinciale Francesco Critelli e Andrea De Maria. Male, Liberi e Uguali e Forza Italia, che cala al 9%. Ottimo risultato invece per il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 26%. Oltre ai confermati Matteo Dall'Osso e Michela Montevecchi, entrano in Parlamento anche Alessandra Carbonaro e Marco Croatti. Ma il vero exploit è quello della Lega, che passa dal 2 al 15%. Portando a Roma Lucia Borgonzoni, Gianni Tonelli e Gianni Campari. A voi la linea. E allora andiamo a capire chi e perché nel fortino storico della sinistra in Italia ha deciso di dare fiducia al Movimento 5 Stelle e alla Lega di Matteo Salvini. Il servizio di Elena Puglisi. Nella rossa Bologna il PD non convince più. I risultati delle elezioni parlano chiaro, i cittadini bolognesi non hanno più fiducia nei vecchi partiti e guardano al nuovo nella speranza che cambi qualcosa. Sicurezza, immigrazione e lavoro sono i temi che hanno spostato l'ago della bilancia verso Lega e Movimento 5 Stelle. E per chi ha votato? Lo posso dire, per quelli che hanno vinto. Cioè Lega o Movimento 5 Stelle? Lega. Se considerate Bologna, se si va a vedere i voti, dove hanno votato, che è rosso sempre... Hanno cambiato, la Lega ha preso del 20%, quindi non c'è più sinistra o destra, era semplicemente la gente voleva qualcuno che mettesse le cose un po' a posto. Poi non so se ci riusciranno, ma io penso, spero, perché anch'io per esempio qua basta girare i giardini, si trova della gente che vive qui, spaccia, fa, briga e nessuno fa niente. Per Berlusconi. Come mai? Perché era quello che, nonostante insomma, tutto quello che si può dire di Berlusconi, forse aveva gli elementi più concreti per dare un governo che potesse dare le maggiori garanzie al paese. Movimento 5 Stelle, mi sembrava una valida alternativa a quello che si era verificato finora, cioè promesse non mantenute. I delusi del PD invece sperano in una nuova sinistra o auspicano l'alleanza con i pentastellati. No, alleanza, anche se sono troppo diversi l'uno dall'altro, quindi la vedo un po' male. Io l'auspico, non dispero che così il PD, la sinistra, si possa riprendere. Sì, magari se Renzi si fa da parte, sì. Tra gli obiettivi del piano urbano di mobilità sostenibile, il tram servirà 260.000 cittadini e fermerà in 12 stazioni. Tutti i dettagli con Giampaolo Cattaneo Sala. Bologna prova ad attaccarsi al tram. L'approvazione del piano urbano della mobilità dovrà cercare di abbattere il numero di spostamenti in auto, scendendo dall'attuale 57% al 41% nel giro di 10 anni. Spazio dunque ad un nuovo mezzo per la città, con priorità assoluta alla linea rossa, da Borgo Panigale a Fico. La blu invece collegherà Casalecchio di Reno a San Lazzaro, finanziamenti permettendo, visto che tutto il 2019 servirà solo a trovare i fondi. Infine le altre due, la verde da Corticella a Via Larga e la gialla da Casteldebole a Rastignano. 260.000 residenti intercettati, circa il 67% dei bolognesi e 12 stazioni dove cambiare mezzo o utilizzare il car e bike sharing.
Questi i numeri dell'innovativo progetto tranviario presentato ieri da Stefano Ciurnelli, consulente per il traffico e la mobilità di Bologna. Palazzo da Curzio muove dunque i primi passi verso la progettazione del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, prevista per giugno-luglio. Linee pronto bus, car e bike sharing, biglietto unico utilizzabile su tutti i mezzi pubblici e oltre 400.000 utenti che si muovono in macchina che potranno finalmente fare a meno dell'automobile. Oggi, 8 marzo, per molte donne è anche un giorno di sciopero. Vittorio Russo ha intervistato Natalia, una delle organizzatrici della manifestazione in Piazza Maggiore. Sì, penso che sia necessario rivendicarsi il nostro essere donna, il nostro essere quello come vogliamo vivere, come vogliamo viverci nel pieno dei nostri diritti tutti i giorni. Ha spesso rischiato di scadere nel banale e nel gadgettismo, ma l'8 marzo resta il giorno della lotta e della rivendicazione dei diritti delle donne, al di là della festa, al di là delle mimose. A ricordarcelo è Natalia, membro di Non Una di Meno, il movimento promotore per la giornata di oggi e per il secondo anno consecutivo dello sciopero globale delle donne, come protesta contro la violenza e le discriminazioni di genere. Approdata a Bologna dal Perù 5 anni fa, Natalia, che si definisce una femminista da bar e di quartiere, ci descrive così il motivo della sua battaglia. Io come donna migrante privilegiata per avere un passaporto, vorrei che tutte le donne effettivamente possano viversi nella sua autodeterminazione la condizione di essere migrante. Quella dell'8 marzo e di Non Una di Meno è quindi una lotta che parte dall'analisi di genere per porre fine alla struttura patriarcale e maschilista di una società che opprime e condiziona le donne. È evidente, continua ad essere presente, continua a massacrare, continua a violentare, continua a fare sparire donne, continua a invisibilizzare, continua ad uccidere. Ci stanno uccidendo. Ma le donne sono sempre meno disposte a star zitte. Insieme trovano il coraggio e condividono la speranza di cambiare le cose, di riuscire a costruire oggi la donna di domani. Credo che sia già in questo momento una donna che si sta riappropriando del suo potere, della sua, si sta auto-legittimando di nuovo a poter parlare, a poter alzare la voce, a poter costruirsi come vuole. La Perla, rinvio dell'incontro delle RSU con la nuova proprietà Sapinda Group. I sindacati riferiscono che i vertici non hanno presenziato perché impegnati ad Hong Kong. Il fondo del finanziere tedesco Lars Windhorst ha fissato per mercoledì 14 la data del nuovo meeting. Sul tavolo il piano d'azione per il futuro dello storico marchio di lingerie e soprattutto dei suoi lavoratori, 500 dei quali impiegati nello stabilimento di Via Mattei. I primi eventi sono di questa settimana, ma U-Lab, il laboratorio per la riqualifica di Piazza Verdi, durerà fino a maggio con un programma che spazia dall'arte allo sport. Ce lo spiega Gabriele Bonfiglioli. La zona universitaria deve diventare una delle più belle della città. L'assessore alla cultura Matteo Lepore lancia questo monito nel presentare U-Lab, laboratorio partecipativo promosso dal comune. La rassegna, partita ieri, si protrarrà fino al 29 maggio con oltre 60 appuntamenti. Tra i temi trattati l'archeologia, la danza, il ciclismo e la fotografia. È una quantità di offerta culturale davvero inedita per la zona. Il teatro comunale ospita gran parte degli eventi, ma alcuni saranno anche la Pinacoteca con delle performance culturali, altri saranno nello spazio aperto, per cui scegliete quello che vi va. L'obiettivo è, come ha detto Lepore, scacciare i mercanti dal tempio, o meglio gli spacciatori. Un appello a cui 16 associazioni hanno risposto presente, fra queste Culturit Bologna, gruppo studentesco che vuole attualizzare l'opera lirica. Crediamo in questo progetto perché vediamo appunto questa zona che viene utilizzata soltanto per la movida notturna e poco dal punto di vista culturale, quindi ci vogliamo sentire parte del tessuto stesso della zona universitaria, della zona U, ma parte attiva. In vista del concerto del 13 aprile all'Estragon, gli Zen Circus hanno presentato l'ultimo disco alla Feltrinelli di Piazza di Porta Ravegnana, davanti agli amici di sempre e ai giovanissimi fan. È andato per noi Alberto De Pasquale.
mini set acustico e il firmacopie del nuovo album Il fuoco in una stanza. I Zen Circus sono passati da Bologna per incontrare i fan in attesa della data zero del loro tour, fissata per il 13 aprile all'Estragon. Tra un brano e l'altro, la band di Andrea Pino ha raccontato che la lavorazione del disco è iniziata nel 2016, già prima della pubblicazione dell'album precedente. A volte capita che le canzoni arrivano all'ultimo, e Catena è arrivata, così come per la Terza Guerra Mondiale arrivò la Terza Guerra Mondiale. E non voglio parlare pure, all'ultimo. Entrambe arrivarono all'ultimo, questo giro è arrivata Catena e Catena ci ha fatto capire di cosa in realtà trattava il disco, ovvero di legami. Il fuoco in una stanza rispecchia lo stile tipico degli Zen Circus, sospeso tra sonorità americane e inglesi e quelle del cantautorato italiano. Un disco intimo ma non ripiegato su se stesso, che partendo da spunti personali vuole parlare di collettività, senza aver paura di affrontare temi a tratti oscuri. Quindi noi prendiamo ironicamente la morte a spunto per parlare di vita. Dopo l'esibizione c'è stato anche tempo per un bis improvvisato. Ha fatto tappa a Bologna lo spettacolo di Federico Buffa Una notte a Kinshasa. L'abbiamo intervistato insieme al vice direttore di Sky Sport Matteo Marani. Sentiamo cosa ci hanno detto con Gianluca Cedolin. C'era il tutto esaurito all'Europa Auditorium per lo spettacolo di Federico Buffa A Night in Kinshasa, che racconta lo storico incontro di box tra Ali e Foreman, organizzato nel 1974 dal dittatore dello Zaire Mobutu. Prima dello show, l'avvocato ha detto la sua sulla situazione della pallacanestro a Bologna, ricordando anche il passato di Basket City. Non mi ricordo chi, legato alla Virtus, che mi aveva detto che questa stagione lui la riteneva già una stagione da raccontare. Dice, beh, ma un po' presto, dico, manca ancora un po'. Ma questo è significativo dell'entusiasmo che c'è. All'epoca per noi venire a Piazza della Zarita era come andare al Madison Square Garden, cioè c'era una tale distanza tra Milano e Bologna dal punto di vista della qualità del posto, della cultura proprio della pallacanestro come veniva vissuta. Tra il pubblico anche Matteo Marani, dal 2016 vice direttore di Sky Sport 24, che da bolognese ha espresso le sue speranze per il futuro della pallacanestro sotto le due torri. Speriamo di arrivare quanto prima alla Fortitudo su, in modo tale che si possa tornare ad avere il derby. Sono ottimista, anche se credo che in questo momento dal punto di vista della disponibilità economica ovviamente Milano sia fuori competizione. Non solo basket, Marani ha parlato anche di Bologna Calcio, in particolare del futuro di Roberto Donadoni. Se c'è la convinzione totale da parte delle due parti, una volta seduti, di ricominciare, oppure meglio cambiare, magari prendere un giovane, un allenatore giovane che abbia voglia di affermarsi. Un saluto dal TG in cronaca.